Cari telespettatori, benvenuti a questo speciale approfondimento dedicato ai lavori pubblici nella città di Fano. Allora do subito il benvenuto all'assessore Marco Paolini. Buonasera. Buonasera. Dunque, partiamo, assessore, se lei è d'accordo, dai punti più critici. Ad esempio la strada di Carignano, che ha subito insomma due frane, per cui se non mi sbaglio sono ancora in movimento, ma sono necessari degli interventi. È chiaro che è una situazione complessa perché questi movimenti franosi più o meno superficiali si sono originati dopo una stagione estremamente piovosa, insomma. Ecco, l'ultima stagione la possiamo autunnale, la possiamo ricordare per questo, pioveva sempre e quindi purtroppo in alcune situazioni si sono prodotte frane superficiali, camminate, non solo Carignano, non solo Carignano, anche camminate ha avuto dei fenomeni analoghi. L'ufficio tecnico ha seguito con grande attenzione la situazione, è riuscito a intervenire anche in somma urgenza, quindi con una rapidità e prontezza notevoli. La situazione è stata seguita in particolare da due ingegneri del comune, l'ingegner Caiterzi e l'ingegner Fabbri, che hanno insieme ai geologi valutato la tipologia di intervento, quindi un'attenzione a lasciare la possibilità di deflusso delle acque, chiaramente non finendo tutta la strada con tutte le lavorazioni, perché ancora c'è una situazione dinamica che deve essere stabilizzata. E lì abbiamo avuto anche problemi sotto il profilo della società partecipata per i servizi di asset, insomma. Quindi ora la situazione è ancora monitorata e non siamo ancora usciti completamente dal ripristino. Quindi bisognerà attendere. Ancora intervenire, sì. E sulle prossime asfaltature invece se ne riparla, immagino, nella primavera? Sì, in questo momento l'ufficio sta terminando le analisi, comunque i dati ce ne sono già tanti di strade che non vanno e che vanno riasfaltate. Purtroppo questo è un portato di anni in cui purtroppo per il patto di stabilità i finanziamenti di parte straordinaria, i rifacimenti dei manti stradali, ha avuto una grande sofferenza. Noi siamo passati da investimenti di oltre 1 milione di euro ogni anno su interventi straordinari stradali, a volte si arrivava quasi a 2, siamo passati negli ultimi 5 anni a poche centinaia di migliaia di euro all'anno, 200-300 mila euro di lavori pagati alla fine dell'anno. Quindi si capisce che è un problema che ormai sta raggiungendo un livello consistente, le strade sono tantissime che necessitano di intervento. E un'analisi tecnica molto semplice porta a dire che ci vorrebbero investimenti per tra i 2 e 3 milioni di euro all'anno in 10 anni per risolvere il problema. Ecco, Via Fanella comunque è stata confermata? Sì, Via Fanella è stata confermata anche in consiglio comunale, c'erano i consiglieri comunali molto attenti alla situazione, ma già noi avevamo annunciato che sarebbe stato oggetto di intervento. Stiamo completando un po' le analisi, la settimana prossima farò un punto con l'ufficio sulla situazione nel complesso e ritengo che sia possibile entro il mese di novembre approvare l'esecutivo per avere i lavori nella stagione più opportuna, cioè la primavera dell'anno prossimo. Cambiamo argomento perché fra poco si avvicina l'inverno e i residenti, in particolare della zona Sassonia, potrebbero non dormire sonni tranquilli, nel senso che il maltempo dello scorso anno e anche di quest'anno ha provocato dei danni ingenti. Però ci sono delle buone notizie, perché per quanto riguarda le scogliere siete addirittura d'arrivo. Siamo addirittura d'arrivo verso l'approvazione del progetto esecutivo, che è all'attenzione del provveditorato delle opere pubbliche di Ancona, perché è un obbligo di legge. Noi abbiamo un progetto consistente, sono 3 milioni di euro di progetto e quindi in questo caso una struttura ministeriale deve validare il progetto stesso, lo deve verificare e validare. Noi siamo convinti che è stato fatto un ottimo lavoro e quindi nei prossimi giorni saremo sicuramente nella condizione di poter approvare in giunta il progetto esecutivo e quindi di conseguire quell'obiettivo importantissimo di avere la consegna dei lavori entro la metà di dicembre di quest'anno. Questo consentirà, appena possibile, di partire con la posa in opera delle scogliere. Ecco, ricordiamo da dove a dove più o meno, perché mi diceva che davanti alla pista dei go-kart probabilmente non verranno effettuati. Noi abbiamo intanto un primo lotto di lavori che è ricompreso in una visione più ampia. I primi interventi che verranno fatti, perché purtroppo la dotazione finanziaria è quella, sono 3 milioni di euro, quindi bisogna che le opere che facciamo ricadano lì.
Abbiamo la risoluzione dei problemi di via Fratelli Zuccari con l'innalzamento delle scogliere soffolte fino a 1,5 m sulla linea del medio mare, quindi un innalzamento importante. Lo stesso tipo di innalzamento andranno sulle scogliere che vanno dal Pennello fino alla fine di Viale Ruggeri e verranno realizzati due setti di progetto nuovi. E contiamo anche di poter, oltre a quelli, no, che vengono rialzati, e contiamo anche di poter avvalerci su una quota del ribasso d'asta, che poi vedremo quanto sarà esattamente, per estendere l'intervento verso l'anfiteatro Rastatt. E per migliorare la balneazione ci saranno degli interventi anche per i collettori. Sì, in effetti questo è un problema molto serio. Chiaro che già la posa in opera di scogliere cataloga come intervento a favore dell'ambiente, perché comunque difende la costa e anzi consente un primo passaggio verso la ricostruzione della costa stessa. Nel progetto è previsto anche una certa quota di ripascimento. Perché se è vera una cosa ed è ineludibile, è che il tratto di costa antistante Viale Ruggeri, Via Fratelli Zuccari, insomma, quel tratto di costa estremamente eroso, ha bisogno di essere ricostruito, riqualificato, no? Anche e soprattutto in una località che ha una vocazione anche turistica. Quindi Certo. occorre uscire dall'emergenza e occorre pensare alla riqualificazione anche del paesaggio della zona. Ecco, in questo contesto occorre risolvere anche il problema ambientale di questi scaricatori di piena insomma, o l'acqua in casa o lo scaricatore di piena, ecco, non è che possiamo avere tante altre alternative. Non è che lo scaricatore di piena o lo sfioratore che entra in funzione quando c'è una pioggia intensa su Viale Ruggeri sia una soluzione solo di Fano, anzi, è in tutta Italia così, un sistema fognario misto che prevede gli scaricatori di piena. Ecco. Però Fano è la prima città delle Marche che con questo intervento, con un altro milione di euro aggiuntivi che rientrano nel bilancio di asset, riuscirà a portare fuori i due collettori, i due scaricatori di piena su Viale Ruggeri. Ma non per 1 metro o 2, per 350 metri. I Questo è il prossimo anno? lavori saranno coordinati, quindi la posa in opera di scogliere sarà coordinata e quindi avverrà contestualmente con la realizzazione così, di questi scolmatori che vengono portati fuori dalla linea delle scogliere e fuori dal limite delle acque di balneazione. Rimaniamo invece in zona Sassonia e parliamo di Strada delle Barche. Ecco, questo è un altro intervento molto importante che si era incagliato perché avevamo avuto problemi sull'iter autorizzativo, è stato molto faticoso. Alla fine, usando tutti gli strumenti che avevamo a disposizione, siamo riusciti ad avere un assenso sulla soluzione che poi abbiamo adottato. E la soluzione adottata prevede la realizzazione di un attraversamento a raso dell'area del poligono di tiro. Ed è esattamente più o meno dove lei sta Sì, indicando in esattamente questa lì. foto. Lì c'è il raccordo con il cavalcaferrovia esistente e poi viene tagliata l'area del poligono di tiro a raso in modo che non vi sia un impatto visivo sul manufatto che deve essere interpretato e letto, è un manufatto che è vincolato perché c'è un esempio di architettura militare di inizio Novecento e quindi è un manufatto che ha un suo pregio, un'area che ha un suo pregio e quindi va gestita, va rispettata correttamente. Quindi noi interverremo con un attraversamento a raso come nell'immagine e poi sarà possibile anche riqualificare Viale Ruggeri nei punti in cui necessita un intervento perché poi ci devono passare sopra le barche. Barche fino a 40 metri o anche qualcosa in più. Il Costo dell'intervento più o meno? costo di intervento nel suo complesso è di 800 mila euro su fondi FAS. Ecco, però verrà posizionata una sbarra per Ma sì, regolare l'accesso. perché la strada non è una strada carrabile. Questa strada sarà una via utilizzata dalle barche e per il resto del tempo sarà aperta alla ciclopedonale, quindi al traffico ciclopedonale, quindi non è una strada per le automobili. E invece per quanto riguarda la pulizia dei fossi, state intervenendo anche in questi giorni. Beh, sì, il collegamento è proprio opportuno perché parliamo sempre di interventi a favore dell'ambiente, anche
La cura del reticolo idrologico è una di queste cure verso l'ambiente, di questi interventi a favore dell'ambiente, e in questo ambito dobbiamo dire che è stato molto importante nel 2014 l'avvio dell'attività del Consorzio di Bonifica, che ha iniziato questa serie di interventi. Nel comune di Fano parlavo ieri con la dottoressa Montalbano, cioè l'agronoma di zona che segue gli interventi nel nostro comune e non solo. Sono stati già realizzati 22 interventi e 7 sono di prossima attivazione. Uno è in corso proprio in questi giorni ed è la pulizia, la sistemazione del fosso di via Ponte Alto. Ma con la dottoressa abbiamo potuto fare il punto perché sono già stati sistemati, ad esempio, sul fosso delle Caminate ben 2,5 km di corso. Interventi a Rio Crinaccio, interventi sul torrente Arzilla, interventi diffusi sul territorio che negli anni passati non c'erano, non c'erano. Per cui, anche se oggi non siamo a regime sulla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua minori, però c'è un'operatività che garantirà nel tempo la messa a regime. Parliamo invece di amianto, perché il comune di Fano anche in questo caso ha ottenuto un grandissimo risultato. Sì, io non riesco più nemmeno io personalmente a seguire tutto quello che succede, perché questi giorni tra gare d'appalto, sopralluoghi, lavori che iniziano e i giorni precedenti approvavi i progetti esecutivi, tante volte, ma questo, cioè, anche per me non era facile seguire tutte le attività, perché davvero il settore ha fatto un lavoro molto intenso. Colgo l'occasione per ringraziare un po' tutti i funzionari tecnici, dal dirigente a tutti i funzionari tecnici che hanno lavorato sui progetti in questo periodo, perché vuoi per le scogliere, vuoi per il dragaggio, vuoi per l'amianto, vuoi per le scuole, insomma, Hanno avuto da fare in questi due i mesi. cimiteri, insomma, c'è stato Lavori un tanto. lavoro enorme, ecco, un lavoro enorme che tante volte la massima parte delle volte passa un po' in sordina. È vero, è vero. Quindi io dico, al di là di tutto, insomma, qui parliamo di dipendenti pubblici, no? La gente ha generalmente il dipendente pubblico un'immagine non, come dire, non di grande efficienza, non c'è queste considerazioni che vengono fatte, no? Invece qui devo dare atto da assessore che c'è stata grande efficienza, grande serietà, grande attenzione. Non è merito dell'assessore, ma devo dire che i funzionari È un lavoro di squadra. hanno lavorato molto bene. Poi io sono lì a supportarli, a dargli qualche indicazione, ma insomma, E quindi hanno lavorato anche sull'amianto. hanno lavorato anche sull'amianto. Sull'amianto hanno lavorato molto bene. Sostanzialmente con la settimana prossima, anzi con questa settimana, i lavori in cantiere saranno tutti, cioè avremo 1.400.000 euro di lavori in cantiere. Cantieri aperti che stanno lavorando, problematiche che si stanno risolvendo e i tempi di tutto questo intervento sono rapidissimi. Perché immaginare di poter spendere 1.400.000 euro dal mese di settembre, che avvia la fase progettuale, al mese di dicembre, in cui devi chiudere e pagare i lavori per beneficiare di questo sconto sul patto di stabilità, è un'operazione che ha dell'incredibile. Quindi, abbiamo i lavori in corso e sono particolarmente soddisfatto. Lavori che avete effettuato anche nelle scuole. Anche nelle scuole l'amianto è poca cosa se vuoi nelle scuole, però insomma l'intervento sul Sant'Arcangelo, l'intervento che stiamo progettando, già le urbanizzazioni svolte per la scuola di Cucurano Carrara, la progettazione avanzata, anche questa progettazione qui che è per 5 milioni di euro nel suo progetto definitivo, anche questa è in fase di validazione al provveditorato delle opere pubbliche, quindi anche qui siamo prossimi, quindi si misura in giorni la scadenza all'approvazione del progetto definitivo che consentirà l'appalto integrato, cioè un appalto nel quale noi consegneremo a soggetto vincitore sia il raffinamento del progetto da progetto definitivo a progetto esecutivo e sia la successiva esecuzione dei lavori.
Parliamo di scuole, quindi ricordiamo anche la struttura di Vago Colle. Di Vago Colle è un asilo che ha avuto un problema strutturale. Purtroppo, cioè, avevamo notato una lesione legata, un fenomeno forse legato al passaggio della grande umidità dell'autunno alla siccità dell'estate, quindi c'era stato qualche problema sulle fondazioni e una parte aveva visto l'aprirsi di una crepa. Abbiamo valutato il problema. E anche qui c'è stato un intervento molto rapido che da lunedì è concluso e quindi la scuola da lunedì è tornata agibile. Sono stati consegnati i lavori anche per ricostruire l'ala di Palazzo Nolfi? Sì, diciamo, adesso è una finitura perché di fatto la ricostruzione di questo manufatto, che è importante perché intanto è un palazzo tutelato, no? Palazzo Nolfi, diciamo così, ha avuto un crollo nel 2006, quando erano in corso i lavori per la realizzazione del trasferimento dell'archivio di Stato sezione di Pesaro, cioè di Pesaro sezione di Fano, nel vano sottostante a quello che invece era usato per altri servizi. Ecco che dopo il crollo, dopo una serie di dialoghi, eccetera, eccetera, insomma, si è arrivati al fatto che una ricostruzione era stata fatta a carico del soggetto che, insomma, dalla soprintendenza che aveva determinato con i lavori nel seminterrato il problema, insomma, non direttamente ma con la dita. Insomma. Anche lì una situazione molto piovosa, un cantiere che Sì. aveva avuto un periodo di grandi piogge, un bene monumentale, antico, quindi insomma, ecco, anche al di là del profilo di responsabilità era accaduto un problema. Ecco, ora il Comune con questo intervento finisce un'opera che era già, soprattutto su un intervento che riguarda fondamentalmente il primo piano, però insomma, andiamo a completare un intervento. Un altro tema molto caro ai cittadini è quello dei cimiteri. Ecco, l'impiantistica cimiteriale in questo comune ha un'emergenza sotto il profilo manutentivo e un'emergenza anche sotto il profilo delle dotazioni di loculi o anche negli stessi campi di inumazione. Sì, il tema non è dei più leggeri, no? Dei più. Però Certo. è chiaro che noi abbiamo il dovere di garantire questo servizio. Nei giorni scorsi noi abbiamo approvato un progetto redatto dal geometra Agostinelli per il risanamento di 120 loculi nel cimitero dell'Ulivo. Risanamento perché c'è bisogno di una impermeabilizzazione, ecco. Quindi verrà rimosso il terreno che sta sopra, verranno impermeabilizzati i loculi, poi verrà rimesso il terreno e quindi siamo a posto. E poi si interverrà anche sui campi di inumazione, perché anche lì bisogna intervenire per regimare bene le acque Certo. e consentire il processo naturale che avviene nei campi di inumazione. Benissimo, parliamo invece di convenzioni di natura urbanistica, in particolare per un'area di Bellocchi. Sì, perché diciamo, l'obiettivo pubblico, la realizzazione pubblica si può fare o direttamente attraverso i lavori pubblici, ma anche attraverso questo regime dello strumento urbanistico, no? Delle varianti, dei rapporti con i soggetti che poi attuano dei piani. In questo caso parliamo dell'area umida di Bellocchi, perché abbiamo risolto proprio nei giorni scorsi in Consiglio Comunale con l'approvazione dell'atto, l'ultimo passaggio in consiglio, un problema che si era innescato dal 2009 in poi sulla espansione dell'area industriale di Bellocchi di 50 ettari che era già prevista da un piano regolatore del 98. Per intenderci, come mi spiegava anche lei, si tratta dell'uscita, no, di Bellocchi Sì, dalla è una superstrada parte, diciamo, verso all'altezza. la collina dove deve espandersi l'area industriale. Però questa espansione era vincolata a reperire un'area umida importante perché nell'ambito di quei terreni c'è un'area umida importante e quindi per la fauna, per la flora, no? Bisognava reperire ai sensi di una così, richiesta della regione per poter attuare quell'intervento, bisognava reperire quest'area umida. Abbiamo trovato la soluzione di individuare un'altra area nei pressi. Un'area che sarà importante perché diventano 14 ettari di parco pubblico con uno stagno. Quindi io ritengo che
conseguiamo un ottimo risultato, quindi la possibilità di attuare un intervento a favore anche della ripresa produttiva della città e insieme 14 ettari, quindi non parliamo di cose da poco, di area che diventa un bel parco umido fruibile. Spostiamoci dalla zona di Bellocchio a quella del Lido e parliamo dell'ex Hotel Vittoria, perché anche qua ci sono tante novità e tanti interventi in programma. Sì, abbiamo chiuso anche qui nei mesi scorsi l'ultimo passaggio, quindi gli atti sono tutti a posto, di un percorso iniziato da qualche tempo, a dire la verità, con la precedente amministrazione, però è stato importante concluderlo perché intanto vi è la realizzazione di un potenziamento dell'offerta turistica, no? Soprattutto sul settore recettività turistica con il nuovo albergo, il nuovo Hotel Vittoria, ma poi diciamo nell'area che possiamo pensare al parcheggio ex Chief, fino a Lungomare Simonetti, alle spiagge al di là del torrente Arzilla. Ecco, anche in quest'area abbiamo degli interventi molto significativi a carico del soggetto che poi attua la costruzione dell'albergo quando sarà trovato. Intanto c'è il progetto, c'è il piano approvato e sicuramente il soggetto privato è interessato a intervenire, quindi vedremo poi gli sviluppi. Quali sono questi benefici più da toccarsi con mano? No? Perché sì, da un lato quello della recettività turistica, dice vabbè, ma io che sono fanese, vabbè, insomma, c'è Certo. la recettività turistica, ma no, ci sono anche molti interventi per cui i nostri cittadini, fruitori dei lungomari, ma anche i turisti, potranno avvantaggiarsi direttamente subito. Intanto il potenziamento del parcheggio ex Chief, volto a non far andare in sofferenza, perché la zona del parcheggione, no? Più o Sì, meno sì. selvaggio, più o meno anarchico del Lido, verrà risolta con un parcheggio ben organizzato in ampliamento del parcheggio ex Chief intorno a Santa Maria a Mare. Ecco, quindi lo stesso rudere della chiesetta verrà, così, come dire, sarà oggetto anche qui di un intervento. E poi si realizzerà la possibilità di collegarsi direttamente dal parcheggio ex Chief a Lungomare Simonetti con un sottopasso ferroviario nuovo lì e una passerella in aggetto sulla torrente Arzilla fino a Lungomare Simonetti. Poi sarà realizzata un nuovo collegamento con le spiagge dell'Arzilla all'altro lato, un collegamento che sarà anche utilizzabile da mezzi di soccorso e da mezzi di emergenza. Sì, Parla del ponte? sì, Quindi anche quello verrà rifatto sì. completamente, verrà Chiaramente sostituito, oggi verrà risistemato. sì, ma cioè, parliamo di una soluzione totalmente diversa, Ah, insomma, ci ecco. potrà passare sopra anche un mezzo di soccorso. Molto Quindi, importante, visto poi quanto accaduto teniamo conto pochi che mesi oggi il fa. raggiungimento di quelle spiagge e di quella parte di costa È un è un po' difficile. complesso perché avviene attraverso l'arcata sotto il ponte ferroviario che sarebbe una sezione idraulica dell'Arzilla, quindi Certo. bisogna un attimo dare un'altra soluzione e questa è una buona soluzione che è stata data a livello pianificatorio. Ovvio che con questi atti di natura urbanistica uno non riesce a dire i tempi, ma quando è che sarà realizzato? No, se dicessi una cosa del genere direi una cosa facilmente smentibile. Però riteniamo che l'intervento nel complesso abbia una sua economicità, quindi secondo me si potrà trovare un soggetto che attui l'intervento. Speriamo di avere un po' toccato tutti i temi in questo approfondimento. Per chiudere, Assessore, come reputa questo primo anno, neanche anno e mezzo, di lavori? Beh, insomma, quando parliamo di lavori pubblici o anche di urbanistica, insomma, è necessaria. All'inizio bisogna scaldare bene i motori, perché parliamo di progetti di opera pubblica, parliamo di progettazioni pubbliche con adempimenti molto, come dire, serrati e fissati dalla normativa. E c'è una specie di inerzia. Una volta, non posso dire chi, non posso dire come, mi ha messo in mano il timone di un natante. Io non potevo portarlo, ma mi ha messo in mano il timone di un natante. L'impressione è stata scioccante per me, perché dovevo virare, ho cominciato a virare e il natante continuava ad andare dritto. Ecco, anche nel settore lavori pubblici in particolare,
vi è questa inerzia. Prima di riuscire così, a dare una sterzata, ci vuole un po' di tempo. Però siete partiti, lo possiamo dire, ormai. Adesso ormai siamo operativi. Benissimo, grazie ancora all'assessore Marco Paolini per essere stato con noi. Grazie davvero e così. Mi auguro che ci siano anche tante altre cose da raccontare prossimamente, di nuove realizzazioni, nuove progettazioni e magari nuovi successi, ma non tanto per me o per chi governa, ma proprio per la città. Certo, grazie ancora assessore e grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.